L'alta professionalità, tempestività e umanità hanno caratterizzato l'esito positivo del delicato intervento che ha affrontato nostra figlia. E questo è uno stralcio della lettera che i genitori di G, una giovanissima ragazza che la mattina del 14 novembre è dovuta entrare nella sala operatoria affidata al dottor Carlo Landolfi, hanno inviato al reparto di ginecologia del Sant'Ottone Frangipane. Un sentito ringraziamento ad uno staff sanitario al servizio dei cittadini che forse non sanno o hanno dimenticato, recita ancora la lettera, quanto sono fortunati a vivere in un paese dove vi è una struttura ospedaliera con bravissimi medici. Lusingato il primario Eugenio Saponiero, che dal 2010 dei nosocomi di Bisaccia e Sant'Angelo è il direttore di un'unità operativa fiore all'occhiello della sanità arianese. Il mio interesse da quando esercito questa professione di medico è quella di mettermi a servizio di tutta la popolazione. È chiaro che in mezzo alla popolazione non tutti poi hanno la forza di coinvolgere i giornali o i mass media, però diciamo quasi tutte poi quando vengono al riscontro nostro, a controllo, ci esternano la loro gioia e la loro contentezza. Dottore, lei dirige questo reparto dal 2010. Com'è cambiato negli anni, in questi anni che appunto lei è qui ad Ariano? Qui c'è stato poco da cambiare in quanto ho trovato un reparto già che era decollato con i suoi piedi. Intanto perché ho trovato dei medici molto professionali e molto ligi al lavoro. Io l'unica cosa che ho fatto, ho cercato di rendere ancora più umano il parto spontaneo. Tanto è vero che esigo, uso la parola esigo ma ci tengo, che o il partner, o il marito, o la mamma, o la sorella, che si sentano maturi per assistere al parto della loro cara, io li faccio entrare in sala parto. Perché secondo me è anche un loro diritto, quello del partner o del marito, assistere alla nascita del loro piccolo neonato. Dottore, possiamo tracciare anche un bilancio, i numeri delle partorienti? Dunque, questo è un dato un po' cruciale, in quanto chiaramente se io li raffronto ai parti che facevo nell'ospedale di Bisaccia e poi in quel di Sant'Angelo, diciamo che si sono raddoppiati. Però intanto il trend non è altamente positivo per la nota crisi che stiamo vivendo, e in più anche per il fatto che, purtroppo lo devo dire, questo reparto ancora non mette a disposizione la nascita con l'anestesia peridurale.